su What is the Game? Noi siamo qui adesso con il professor Adar della Ben Gurion University, in particolare lo Zuckerberg Institute for Water Research in Israele, un esperto di calibro internazionale sulla questione della gestione delle risorse idriche, che include per esempio irrigazione e desalinizzazione. La domanda che stiamo ponendo al professor Adar è come si trasferisce la conoscenza scientifica in pratica. How do we transfer scientific knowledge into practical actions in the civil society and for the industry in general? Tools which are initiated and invented in the Israeli Academy are actually transferred by university transfer technology companies. Okay. L'innovazione tecnologica che viene sviluppata all'interno delle università israeliane è trasferita all'industria attraverso delle compagnie, delle società che appunto si occupano di trasferire questa conoscenza. This is a general problem around the world because many innovations and so-called findings that coming out of research institutions is actually premature for the industry or to be adapted by the industry. Ok, questo è un problema. Il problema del trasferimento delle conoscenze dall'università al pubblico è un problema diffuso nel mondo, perché molte delle tecnologie che escono dall'università non sono pronte per essere applicate a livello industriale, perché sono tecnologie innovative sulla frontiera dell'innovazione. The academic staff is obliged to teach and carry good research. If they find some innovations and some technology that might be transferred into practical technology, it is beyond the universities to leverage it into the product. Il compito dei ricercatori e degli scienziati dell'università è quello di portare avanti la ricerca scientifica, ma non è il loro compito quello di farla applicare a livello industriale, quindi questo è un compito al di là delle competenze del mondo accademico. The problem is that these innovations are at the university scale. In these innovations, actually the scientists prove the academic feasibility, not the technical feasibility. Ok, quindi quello che succede, il compito dei ricercatori è quello di provare la fattibilità scientifica, non la fattibilità tecnologica. If this academic innovation might turn into a real product, it still needs a lot of investment in order to come up with technological assessment, engineering assessment, which is beyond the skills of most of the academic staff. Quindi il personale scientifico accademico prima che questa innovazione si possa trasferire in pratica c'è bisogno di ulteriore ricerca, di realizzare dei prototipi, di realizzare delle prove da mettere in pratica, e questo va oltre dei modelli, questo va oltre le competenze scientifiche. And this is the real problem, this is the gap between the academy and the entrepreneurs. E questo è il gap, la differenza che c'è fra l'accademia e l'industria. The industry doesn't have the capacity to assess an innovation unless it is presented as a model, as a prototype. L'industria da parte sua non ha la capacità di giudicare se un'innovazione scientifica è pronta per essere applicata a livello industriale, a meno che non gli si presenti un prototipo. Because what we can present, which is, as I said, an invention, an academic invention, it's lack any engineering aspects, mode of operation, mode of maintenance, so the industry cannot assess whether it can come or be developed into a product unless we present them with a model, with a prototype. Quindi, come molto spesso, l'industria non riesce a valutare se il prototipo è fattibile, perché escono all'università senza
senza un manuale di istruzioni in pratica. That is actually why the Israeli government in my country, the Israeli government came up with so-called with an intermediate institution called startup companies or incubators, that their main focus is to look around different universities, different research institutions, look for innovations that might have be developed into a practical product. Quindi il governo e le istituzioni israeliane sono provvedono a colmare questo gap. Distanza, questo gap, creando delle istituzioni intermedie il cui compito è quello di scannerizzare, cercare fra tutte le università quelle innovazioni, selezionare, e quindi selezionare quelle innovazioni, quei prodotti che hanno le potenzialità per diventare un'applicazione tecnica industriale. So it is actually a kind of a seed money to leverage the innovation into a prototype. These prototypes are presented to entrepreneurs. Then they can assess technical aspects, mechanical aspects, mode of operation, mode of maintenance, and by that they can make it ready for the industry. Quindi mettono a disposizione anche del capitale e rendono queste innovazioni scientifiche pronte per essere valutate dall'industria, e quindi per essere valutate dall'industria. Thank you. Grazie.